Siamo di nuovo qui pronti a raccontarvi la partita di oggi valida per la Serie A. Io sono Fabio Caressa e con me c'è Beppe Bergomi. Il derby di Milano è caratterizzato sempre da un grande spettacolo sugli spalti e spesso e volentieri anche da partite emozionate e con tanti gol. Senza tornare troppo indietro nel tempo, basti ricordare il 6-0 in favore del Milan nella stagione 2000-2001 e il rocambolesco 4-3 per l'Inter nel 2006. L'Inter è una squadra che tu conosci bene, Beppe, direi, essendone stato la bandiera e il capitano per un ventennio, nonché attualmente secondo nella speciale classifica delle presenze ufficiali con 756, dietro solo al capitan Sanetti. L'Inter è stata, Fabio, la mia seconda famiglia, quella che mi ha permesso di crescere e togliermi un sacco di soddisfazioni, sia in campo nazionale che internazionale. Lo stadio Giuseppe Meazza è senza dubbio tra gli impianti più belli e prestigiosi d'Europa, soprannominato non a caso la Scala del Calcio. È lo stadio più capiente d'Italia, con oltre 80.000 spettatori. Nella sua lunga storia, iniziata nel 1926, ha ospitato tra l'altro diverse finali europee. Comincia il primo tempo per il Milan. Balotelli. Milan che manovra in avanti. A spazio, prova il tiro. Ha segnato il Milan. Gol al primo tiro della partita. Un gol che merita di essere rivisto da un'altra angolazione. Con il Milan che conduce la gara. Cambiasso, Palacio, occasionissima. Palotelli divaghia, si fa sotto, tenta di portargli via il pallone. Ricky Alvarez ha interrotto l'azione con un intervento direi tempestivo. Ora l'Inter prova a rendersi pericolosa. Pallone, attenzione! Palla che termina lontanissima dai pali. Zapata. Montolivo. Guarin. Nagatomo. L'arbitro non ha ravvisato il fallo. Aveva concesso il vantaggio l'arbitro, ma ora giustamente fischiato. Jonathan. Guarin! Hanno riaperto la partita. È riuscito a tenere la palla a base e a spedirla in fondo alla rete. Il portiere non poteva farci nulla. Ha colpito il palo, l'ha deviata in rete, a quel punto nulla da fare per il portiere. Concesso il vantaggio. Vediamo se ne approfittano. Chi ha tolto palla? El Shaarawy. Attenzione! Attenta! Un'occasione sprecata, deve rammaricarsene. Hanno fatto tutto molto bene, Fabio. Possono essere davvero pericolosi in contropiede. Avanza, palla al piede. Cerca il gol. La palla sbatte sul palo e ritorna in campo. Non so proprio a chi volesse passarla. Sarà rimessa con le mani. Abate. Tiro! Tiro potentissimo. Al portiere c'è. Corner per il Milan. Stacca più in alto di tutti, ma la palla non trova.
se l'è andata a prendere molto bene, ma non ha trovato l'impatto pieno. Si starà mangiando le mani per questa palla che ho sprecata, peccato, perché l'assist del compagno era davvero ottimo. Il compagno gli aveva messo una palla invitante sulla testa, ma lui l'ha sprecata malamente spedendola a lato. Ha un buon controllo nonostante la pressione avversaria. El Shaarawy. Jonathan. Kuzmanovic. Si fa avanti l'Inter. Kakà. E perdono il possesso. Guarin. Palacio. Ferma gli avversari, possono ripartire. Ha spazio per tirare. E il Milan ottiene un calcio d'angolo. Tutti, ma non riesce a colpire. E sì, Fabio, se l'è andata a prendere molto bene, meritava maggior fortuna. Poteva essere un'occasione importante. E possiamo vedere il numero di tiri in porta delle due formazioni. Alvarez. Si fa spazio. Balotelli. Che manovra in avanti. Ecco il tiro! Palla che termina al lato. Nessun pericolo per il portiere. Salta l'intervento avversario. Jonathan. Guarin. Palacio. Parte il tiro e l'Inter fa gol. Gol importante questo per l'Inter, che chiude il primo tempo nel migliore dei modi. Questo tipo di reti sono fondamentali per il morale. La partita ricomincia e il Milan è sotto. E il Milan si porta in avanti. Tiro improvviso, palla sul palo, poi nuovamente in campo. È riuscito a tirare nonostante fosse marcatissimo. Tiro comunque non irresistibile. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il primo tempo finisce 2-1. Un gol allo scadere del primo tempo che rende le cose ancora più difficili per la squadra in svantaggio. Sì, una segnatura pesante. L'allenatore deve cambiare qualcosa nell'assetto di questa squadra se vuole riprendere le redini della gara. Inizia il secondo tempo, Inter che conduce. Passaggio spettacolare. Lottano per conquistare il pallone. Cerca uno spazio Kakà. Balotelli. Prova a sorprendere il portiere. Gran gol del Milan. Siglato una doppietta, grande giornata per questo giocatore. Difesa non incolpevole in questo caso. Bellissimo gol di Balotelli. Gol che riporta in equilibrio il risultato, tutto da rifare. Guarin. Palacio. Nessuno al controllo del pallone.
Balotelli. Grande la sua azione. Ecco che tenta il tiro. Gol fondamentale, spezzano l'equilibrio del risultato. E sono tre. E la sua giornata, come dimostra questa splendida tripletta. Gustiamoci questa rete da una prospettiva diversa. Si ricomincia con il Milan che conduce la gara. Guarin. Tenta! Ha lasciato partire una bomba, ma il portiere ha saputo disinnescarla. Calcio d'angolo per il Milan. Stacca più in alto di tutti, ma la palla non trova la porta. Se l'è andata a prendere molto bene, ma non ha trovato l'impatto pieno. Poteva e doveva sfruttare meglio il cross del compagno, invece l'ha sprecato non inquadrando la porta. Non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi l'assist del compagno dalla fascia, girando di testa a lato. I giocatori devono adesso aver capito il messaggio dell'allenatore. Sveglia! Jonathan. Guarin. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Si fa avanti l'Inter. Vedremo se riuscirà a concretizzare questa occasione. Vesciglio. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. E perdono il possesso. Cambiasso. Grandissima occasione per lui. Prova a tirare in porta. Occasione gol malamente sprecata. Tiro scoordinato che termina fuori. Sì Fabio, il giocatore è arrivato sulla palla con il piede sbagliato. Devono fare qualcosa subito per addrizzare la partita, sarà troppo tardi. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Guarin. Si avvicina all'area. Punizione segnata all'Inter. Ha cercato di fermarlo trattenendolo per la maglia e sperando di farla franca, l'arbitro però ha visto tutto. Le trattenute nel calcio sono all'ordine del giorno, ma questo non significa che non debbano essere punite. Entrambe le squadre praticano delle sostituzioni. Grande occasione. E spreca questa occasione. Ha fretta di segnare la seconda rete. Calcio d'angolo per l'Inter. Palacio. Prova! Grandissima parata. Le sue mani arrivano dappertutto, difficile batterlo. E la difesa è sotto. Grande pressione, si ripartirà con un nuovo calcio d'angolo. L'allenatore non vuole cali di tensione e il nuovo ingresso dovrebbe consentire alla squadra di mantenere alta la concentrazione e magari di difendere il vantaggio. Passaggio bloccato. Palacio! Stanno facendo di tutto per cercare il pareggio.
casa incitano a gran voce la propria squadra. Da questa situazione potrebbe scaturire un gol decisivo ai fini del... Un fallo sciocco, hanno concesso una punizione davvero pericolosa. È stato un intervento scomposto e chiaramente falloso. Ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Guarin! Attenzione, incredibile, rigore! Dal dischetto. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. Stavolta ha vinto lui. E con questo gol il risultato torna in equilibrio. E il Milan si porta in avanti. Parte il tiro! Gol! Rete pesantissima! La partita sarà sicuramente segnata da questa rete. Gustiamoci questa rete da una prospettiva diversa. Oggi queste due squadre stanno dando spettacolo, è un vero festival del gol. Ranocchia. Tiene molla per il possesso palla. Alvarez. Guarin. Taide. Intervento efficace. Kaká. L'occasione per provare a prendere il largo. Sì, ma purtroppo per loro non l'hanno sfruttata. Un errore incredibile, Fabio. Balotelli. Juan. Non è stato certo un intervento pulito. E si chiude qui la partita, 4-3, dunque il risultato finale. L'arbitro mette la parola fine sulla partita davvero emozionante. Sì, tra queste due squadre c'era una grande rivalità. Entrambe hanno dato il massimo, battendosi fino all'ultimo minuto. I vincitori stasera faranno sicuramente tardi per festeggiare. È tutto. Il saluto giunge da Fabio Caressa e Beppe Bergoni.